Uno degli argomenti che mi capita di affrontare più spesso quando mi chiedono delle consulenze è l'utilizzo del marchio di altre aziende per finalità commerciali sulla propria pagina Instagram o sul proprio sito. Io ne ho già parlato in altri post e in altri video che puoi andare a trovare sul mio blog LexRoundMe o sulla mia pagina seguendo sempre l'hashtag LexRoundMe. Però volevo chiarire una differenza sostanziale cercando di riassumere i vari dubbi che mi vengono sempre sottoposti. La differenza fondamentale è la possibilità di pubblicare sul tuo sito, sulla tua pagina, i marchi altrui ti è consentita quando tu sei un rivenditore di quel marchio. Quindi è normale che se io ho un accordo, un contratto di vendita con un produttore, io possa pubblicizzare i prodotti con il suo marchio che sto vendendo. Qual è il problema? Che i contratti, che spesso gli accordi, perché a volte non ci sono neanche i contratti, che vengono fatti tra rivenditori e produttori, sono vecchi, sostanzialmente non hanno recepito l'evoluzione del mercato, ossia l'esplosione della vendita online, dovuta sicuramente nell'ultimo anno alla pandemia, ma comunque a un ciclo che è inevitabile. Le persone tendono a ordinare di più i prodotti, a comprare online e quindi a movimentare un mercato che non è mai stato preso in considerazione fino adesso, comunque non è mai stato disciplinato in maniera corretta. Quindi, mentre prima io rivenditore autorizzato o anche magari non autorizzato avevo il mio negozietto, giustamente pubblicizzavo quello che andavo a vendere, non avevo concorrenza diretta né con il produttore né con una vasta gamma di altri rivenditori, perché ovviamente il bacino di utenza era limitato a il mio quartiere o comunque la mia città. Adesso cosa succede? Che anche il negozietto più piccolo mi va potenzialmente in conflitto non solo con magari i rivenditori autorizzati dell'azienda stessa, ma anche con l'azienda che improvvisamente ha scoperto l'importanza delle vendite online. Quindi se prima la filiera dei suoi rivenditori era un tesoretto, un bene da comunque custodire, adesso diventa sostanzialmente una sorta di competitor e quindi il negozio che fino a prima mi dava comunque un ordinativo di merce importante, quindi io riuscivo a piazzare sul mercato i prodotti, adesso in qualche modo diventa un competitor e quindi dove vado a giocare in maniera più diretta? Sulla fornitura dei prodotti, sull'utilizzo del marchio. Allora, due aspetti fondamentali: non potendo vietare la pubblicità del marchio, quindi la pubblicazione sulle proprie piattaforme del marchio, perché se sono rivenditore e quindi tu mi fornisci la merce, tu produttore, non mi puoi impedire di pubblicizzarla, vado a giocare sul discorso della scontistica. Quindi ti dico, tu compri da me, tra l'altro spesso quando sei rivenditore autorizzato compri con una determinata scontistica, un determinato quantitativo di prodotti, ma poi ti impongo in qualche modo di vendere a un determinato prezzo. Questo apre uno scenario molto complesso che io ho già approfondito in altri miei articoli, ma che ci tengo comunque a ribadire perché è fondamentale. La normativa va rivista, nel senso che è rimasta indietro rispetto al mercato attuale. Però quello che mi interessa in questo momento spiegarti è la differenza sostanziale tra il fatto che tu possa pubblicizzare legittimamente i prodotti che vendi quando sei un rivenditore autorizzato. Diversamente, se non hai degli accordi con il produttore, attenzione quando tu invece, non essendo un rivenditore autorizzato, quindi non avendo un rapporto diretto con il produttore, vuoi pubblicizzare sulla tua pagina Instagram o sul tuo sito il marchio di quel prodotto. Perché? Perché non hai comunque ottenuto un consenso valido, non avendo un rapporto diretto con il produttore rischi che giustamente in quel caso il produttore ti dica io non voglio che tu pubblicizzi il mio prodotto, utilizzi comunque il mio marchio per farti pubblicità. Quindi attenzione alla differenza sostanziale, è sempre legittimo pubblicizzare e utilizzare il marchio di prodotti che si vendono in maniera legittima, lo è meno o non lo è se non c'è un accordo, quando non si è rivenditore autorizzati, quindi quando si ottiene quel prodotto magari non direttamente dal produttore. Questo aspetto, come altri aspetti, io continuerò ad approfondirli anche in altri video e in altri post perché comunque portano a tutta un'altra serie di riflessioni. Quindi se sei interessato a questo argomento, seguimi, fammi delle domande, scrivimi e l'hashtag è sempre LexRoundMe. Grazie, ciao!